Auravida ragazzi, rieccoci dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo episodio, quindi continuiamo il nostro capitolo 6. Riavremo il nostro amico o no? Sì, noi di solito stiamo andando di bianco, andiamo di il colore nero che è il suo colore. Torniamo finalmente a usare Ryu. Vediamo. Venezia. Sì, no, Venezia questa. Che cazzo sta succedendo qua? In che anno siamo? Qualcosa mi dice che siamo noi con l'avversario. Mi spacco il culo io appena ti vedo. Ehi, buonasera. Beh, è andata bene in acqua. Ah, la mia non ti ferma in fronte. Ah, la mia ti taglia dritto. Coglione. Cambia subito perché sta cosa è inguardabile. Arrivo da te, tranquillo. Oh, girati. Ma... stai calmo che ci arriva tutto il momento. Hirashai. Hirashai. E ora? Chissà mai che il bastone gli fa sempre bene. Sì. Perché verrei di qua io, se permetti? C'è qualcosa per forza. Per il culo gioco. Gioco. Ho visto cosa mi hai mai segnalato. Dai qua. Ok. Preso il teschio.
andiamo avanti. Ti ho visto? Finché stai lì a guardarmi. Dove sei? Gioco, o inizia a collaborare o... Devi anche segnalarmi dove cazzo sto andando, sennò... Vaffanculo. Ma puoi dirsi dove cazzo sto segnalando anche? Guarderei un sacco di più, sai. Chiaro. Ok. Prima questo, esamina. Spade doppie. Questa è interessante. Questa è interessante. Non mi... penso che non mi piacerà lo stile, ma... boia. Cazzo credi di essere? Ma sei più figo degli altri, tu non ho capito. Allora... non per rompermi il cazzo, eh? Ti giri! No. Ma... Ryu, vai rotti i coglioni però, eh? Neanche da curarmi, perfetto.
No, neanche io. No, queste spade sono un casino, non mi piacciono. Devo dire la verità, non mi convincono. Ah, grazie, vita. Tolto l'acqua. Ma sapessi dove voglio andare. Perché mi sa che è di qui. Allora qua forse o è quella o è questa, però da quello che vedo la rottura è qui. Nuota giù. Dai! Vedi che sei un coglione. Sei un grandissimo coglione. Sei proprio un imbecille su Ryu. Sappilo. Col cuore te lo dico, eh. Non potevano fare una cosa meno chiara comunque, eh. Almeno il pulsante per andare sott'acqua potevi anche mettermelo. Ok. E mi ha aperto la porta. Sì. Ma sti scheletri li vendo? Non si possono vendere cose? Non c'è. Vabbè. Lo scopriremo. Almeno siamo tornati nella strada giusta. Fai quello che vuoi. Casa tua, tanto. Dai, vieni qua. Ah.
bastardo. Prendi l'altro, però. No. Uccidevamo prima, non succedeva. Sai com'è, Ryu? Se non fai il nei. Credi di essere. Benissimo. Ponte. Cosa? Mettiti di fronte al palo. Che palo? Non mi farai fare tutto il bastardo giro, vero? Invece tu hai le luci. Interpreto che bisogna venire qua. Perché sei così stronzo? Me lo puoi spiegare perché sei così bastardo? Stava perfetto, tu invece devi fare il coglione. Ale, continua a fare il coglione. È veramente un bastardo, no? Siamo già arrivati e lui dice no. Per un pixel anche il porco, no? E adesso? No. Ma scusami un attimo, Chiamatemi stronzo, ma sali sulle a cazzo di scala. Perché stai tornando indietro, Mosfì? Ma oh! Posto? Ma non sono venuto per questo, vero? Però...
ditemi che ha un senso logico sta zona e che non è solo sta cazzata. Ryu, per favore, eh sì, ma io che cazzo me ne faccio di stare qua attaccato via come una scimmietta? Stai fermo. Vai dove vuoi, Ryu, La mamma al cinema doveva andare, Visto che tu stai facendo il duro. Fai il duro adesso. Capissi cosa sta succedendo? Mi sa che qua devo andare di questo. Mi mollate un attimo? Non sto capendo più un cazzo di quello che succede. Ma allora, c'è verso, di capirci. Vediamo se la smettete di darmi il cazzo. No. Ma avrei anche il coraggio di uccidermi. Ci hai pensato, eh? Iniziano a essere difficili da gestire, eh. Forse è il caso che mi inizia a dare una cosa al 3 o qua. Mi fai compare cose, c'è un boss, no? Ma non c'è un cazzo di fabbro. Dai, scusami, eh. Non so. Posto? Grazie.
Ok, questo cos'è? Questo è chiuso. Cannone ululante. Ok. No, non frega un cazzo a lui di quello che ho da dire io. Vieni. Vieni. Avete visto qualcosa voi? Mi molli o che cazzo facciamo? No, oh, Mi uccide, mi ucciderà. Ma smetti di rompere i coglioni. Adesso io, visto che non vogliono essere interrotti, vediamo se con questa rompete il cazzo, eh. Vediamo cosa interrompi con questa. Dove? Ma vengo da qua io. Ce la fai? Allora, gioco, mi stai facendo girare i coglioni parecchio adesso, eh. Salvataggio. Ok. Dai, cosa cazzo? Ma allo. Ma molla. Ma oh, mi molla. Che cazzo? Sali. Sali sul muretto. No, non c'è verso. Ma mollatemi. No. Perché il gioco deve mettersi con sta voglia di rompere i coglioni, veramente? No, non hai capito un cazzo. Vai giù, vai giù, vai giù! Ryu, madonna a te. Vai giù, ti dico.
male. Ma che cazzo. Oh, non mi mollano, eh. Ma sto attaccando io. Andiamo. Oh, neanche così, eh. Adesso vai giù quando non devi, no? Ryu, guarda. Mi stai veramente facendo girare i coglioni, sappilo. C'è un boss minimo. Non capisco perché sono tornati questi. Ma non mi fanno neanche aspettare. Dai. Galleggia, coglione. Hai voglia di andare in acqua, dillo. Cosa cazzo c'è da fare? Muori.
pazienza sto gioco. No, ho finito il capitolo. È stata durissima, ragazzi. Comunque ce l'abbiamo fatta, quindi direi che per oggi è tutto. C'ho un bel po' di parti da tagliare, però ci vediamo nel prossimo capitolo di Ninja Gaiden Sigma 2, ragazzi. Pura vida e un bacione a tutti. Buona serata.